Siamo con l'assessore Corazzari, assessore ai parchi e alla biodiversità, in questa occasione in cui si ripristina la sua attività la prima goletta verde di Lega Ambiente, la goletta cattolica. Beh, un progetto fortemente voluto dal presidente Zaia, dalla Regione del Veneto, insieme a Lega Ambiente, insieme alla Fondazione Cariparo, insieme naturalmente al Parco del Delta del Po Veneto, che ha dato un grandissimo contributo anche a tutta la parte operativa. Abbiamo messo insieme le energie e le risorse per restituire all'operatività Goletta Verde, che rappresenterà un presidio tecnico-scientifico ambientale importantissimo e anche un contributo didattico e formativo per i nostri giovani, per i ragazzi che avranno la possibilità di salire sulla goletta e andare sul territorio, nel nostro mare, nelle nostre lagune, per verificare lo stato di salute dal punto di vista ambientale e tutte le pratiche che vengono svolte da questa nuova realtà, che sarà un vero e proprio presidio di sostenibilità per il Delta del Po. Le mille una notte di Elisa cambia l'esposizione e nell'occasione svuota tutti gli articoli esposti, letti, materassi, guanciali e poltrone relax che trovi esposti in negozio, li trovi a prezzi da favola. Le mille una notte di Elisa, riposi bene e risparmi. Viale Mediterraneo, sotto Marina di Chioggia, Venezia.